L'avventura nelle radio locali o radio territoriali. Oggi andiamo a Radio Fresh. Ciao Lele, buongiorno. Ma che bello lo studio. Che bella la sede nuova. Nostra sede nuova, inaugurata il 30 di maggio. Quindi, mio compleanno. Quindi qualche mese che trasmettiamo da qui, è la nostra seconda sede. Sì. Prima trasmettavamo dalla piscina comunale del comune che ci ospita, Castiglione dei Pepoli. E ora invece abbiamo fatto questi nuovi studi, leggermente un po' più grandi, più consoli, diciamo. Siamo passati, insomma, cerchiamo di modernizzare tutto, digitale, mixer nuovo, processore nuovo. Oh, sono bellissimi, cade subito l'occhio qui. Allora, andiamo a curiosare la parte tecnica subito, che noi abbiamo i malati di tecnica, e facciamo vedere tutte le cosine. Questo è il mixer, giusto? Sì. Bello. Allora, facci fare un po' un tour, raccontaci un po' di Radio Fresh. Allora, studio principale, studio della diretta, chiamatelo come volete, studio sufficientemente grande, le postazioni ci sono, probabile un futuro da radiovisione o visual radio, chiamatelo come volete, per il momento però siamo solo audio. Questa è la postazione del regista. Qua invece c'è il secondo studio, post produzione o comunque studio di backup, sì. Chiamiamolo così. Deve ancora finire, ma lo possiamo far vedere. Studio più piccolo. Perché qui è tutto nuovo, anche tutto questo. Tutto nuovo, sì. C'è possibilità anche di fare regia da qua a un'eventuale serata dove siamo un po' in tanti. Uh-huh. E qua abbiamo anche un po' di. Possiamo mixare. Per i live, esatto. Noi facciamo. Qui copia Albertino. Facciamo parecchie serate esterne, quindi abbiamo un po' anche di attrezzatura, una parte. E poi niente, ora abbiamo il nostro ufficio, amministrazione, commerciale. Senti, l'area che copri qual è? Noi copriamo l'Appennino bolognese, quindi il tratto che va da Bologna a Firenze, autostrada 1, il pezzo dove c'è due autostrade in Italia, una cosa un po' unica, e in tutte le sue principali direttive, quindi la Valle del Reno, la Valle del Setta, la Valle del Savena. Quindi non so, Grandicenti, Monghidoro, Castiglione, Porretta. Monghidoro, Gianni Morandi. Bravissimo, esattamente. Allora ti ascolta Gianni Morandi. può essere. E commercialmente come sta andando la radio? Bene, nonostante il momento un po' così, un po' difficile, però ce la caviamo. Noi abbiamo un territorio abbastanza ristretto, quindi insomma risentiamo di più e di meno, cioè sentiamo di meno delle variazioni sia in positivo che in negativo. E quindi insomma cerchiamo di rimanere qui, non abbiamo ambizioni di fare i grossi centri, a noi ci interessa coltivare la nostra area di copertura, l'Appennino, che secondo me mancava di una voce, quindi di una vera radio locale, quindi che facesse i programmi in diretta. Noi abbiamo puntato dal primo giorno sui programmi in diretta. Uh-huh. Con tanti programmi, abbiamo il morning show del mattino, abbiamo i programmi serali. E tu alle 7 sei in onda di mattina? No? Sì, dalle 7 alle 9. Ah. Dal primo giorno, l'8 agosto. E adesso 2006. Sono le 5 e mezza e sei ancora in radio. Sì, non sei stanco, non hai sonno? Ma un po' sì, però si fa volentieri. Anche perché oggi abbiamo smontato la radio, possiamo dirlo. Meglio non raccontarlo, ma abbiamo smontato la radio oggi. Però siamo riusciti nel nostro intento. E qual era l'intento? Migliorare il suono. Ah, ok, no, pensavo quello di rimontarla da zero. Che anche costa... rimontarla funzionante, che non era una cosa da poco. Però so, funziona. Radio Fresh, se passate sulla 1, FM 88.4. 88.4 e le altre frequenze? Già che 91.3, 94.6. Perfetto. Allora, bocca al lupo Lele. Grazie. A te e buon ascolto a tutti gli amici di Radio Fresh.